Noi le abbiamo prese con gli ultimi giri di poker, con la tensione che si tagliava con coltello, centinaia di euro sopra al tavolo. E quella Marta che gli faceva le palle così, al telefono, in cazzia tua, Marta telefonava. Cioè, ma fino adesso voi voi sempre al telefono, siete stati? Ma stai zitto, tu fai tutto il tuo periodo, ma sai qual è? La verità è che tu la subisci esattamente come tutti noi. Marta, anzi no, peggio, non è che la subisci, no, tu quella si comanda a bacchetta, tu l'hai in piedi, sulla pelle in silenzio come un soldatino e fai tutto quello che ti dice lei. E chiamami stupido. Guarda, non fai come sentite, fa quello che è d'accordo, ma vergogna, eh? Ah, se potessi parlare. E parla di voi. Ma voi lo sapete che Marta gli ha chiuso pure il conto corrente? Ma dai! Sì, sì. Ma io che ci vado a fare in banca? Oh, è lei che tiene i conti? Ma lo tenesse lei il conto? Ma che mi importa a me? Ma che se ne importa? Marta pensa tutto lei. La famiglia, i figli, la spesa. Quello non sa nemmeno quanto costa un chilo di pane. Ma sì, perché tu lo sai, no? Certamente. Rosetta Casareccio o Cirio? Cirio! Che cazzo c'è? Ma come che c'è? Ma no, ma non esiste più la Cirio! Ma la trovi più sul mercato, non esiste più la Cirio! Io non devi chiamarlo! Ma è vero, se quello se ne esce la Cirio! Che gliene frega a Ciccio di sapere quanto costa la Cirio? Tanto c'è Marta che pensa a tutto. Ma ho capito perché ti sembra così strano. Ma per forza, quello è passato dalla madre alla moglie, senza colpo ferire. Mai un problema, mai una riunione di condominio. Tutta invidia. Sapete che c'è? Che una volta sposati con le donne non si vince mai, ma neanche si pareggia. La cosa più grave però è che non si può abbandonare. Chi l'ha detto che non si può abbandonare? Ma come fai quando ci sono i figli? Ma perché io non mi sono separato? Ma guarda come ti sei ridotto! Perché come sono io? Io non sono mai stato così bene di mia. Ma! Salvo poi il fatto che ti fa le telefonate a luna di notte disperato perché Marisa non ti fa vedere il bambino. Ma che c'è? Ma che c'è? Quella che era meschina, se era meschina, che si attacca a queste cose, la sei indicato. Ma che non la conoscete a mia moglie? Lui lo sa bene la storia. No, Gianni, io mi andrei. No, Gianni, adesso gli dici tutto quanto. Come? No, Gianni, per favore, adesso gli dici chi è la mia moglie. No! Possibile che ci dobbiamo far rovinare così la vita delle donne! Fatti una camomilla, Pino! Però c'ha ragione, il suo guaglione c'ha ragione. Ah, ecco qua, queste le donne ci stanno inguaiando la vita. Io per esempio, recentemente, sto cercando di rendermi autonomo. Cioè, faccio tutto da solo. Anche sessualmente, intendo. Perché c'è qualcosa da dire? No, perché voi non ve le fate. Ah, io sì, Ci mancherebbe che nella limone con quella fascia. Ma che faccia fare? No, perché qua c'è gente che se glielo chiedi, poi dice, nega. Ah, sì? No, hai capito? Ma sta qui vicino, sì, sì. Ma in questa stanza? Sì, sì. E che sarà mai? C'è gente che se lo metti in dubbio si offende. Pure! Essere così categorici, quello che va bene a voi deve andare bene a tutti. Magari ci sono delle persone normali che non hanno bisogno di certi sistemi. Oh, non so, chiamano sistemi. Ma perché tu saresti una di queste persone normali? E se anche fosse? No, Gianni, fosse perché dai, è importante saperlo. Perché da quando sto con Marina non ho più certe necessità, non siamo mica tutti qua. Non sono io tutti qua. Noi siamo falegnati. Facciamo i francesini, vestiti la tua bambina. Ma fa bocca, va là. Che facciamo? Giochiamo? Che giochiamo? Stiamo a giocare qua, ormai stiamo così. Senti, io ho una mezza idea. E quale sarebbe questa mezza idea? Noi lunedì di solito quanto perdiamo a poker? Chiedi la Ciccio. Ciccio, quanto perdi il lunedì di solito? Dai 200 ai 300 euro, tutti i lunedì. Facciamo 2,50 di media? 2,50.
E allora? 250 per 4? Sono 1000, allora? E noi per 1000 euro? Non la troviamo una signorina che stasera viene qui? Una signorina? Ma che cazzo, signorina? Stai calmo, stai calmo! Quella ancora non è arrivata, tu già lo fai così! Quella è pronta, già! È bella! Cioè tu puoi dire che tu la chiami, tu dici che siamo in quattro e quella viene. Ma tu... È un mestiere loro, non è che... Tu sai come rintracciare, dico, dico c'hai i numeri, eh? Li ricerchiamo. Sue pagine gialle. Siamo cerignotti, ragazzi, ma che siete impazziti, e dai, su. Pino, l'idea è buona, però io se pure la chiamiamo e quella viene, noi ci mettiamo a ridere e non concludiamo niente. Ma vi devo dire la verità, io ho un problemino. Ma tu? Sì. No, tu! Tu! Il guanto! Lo vedi come mi conosce, bravo! A me non fa schifo, non riesco a sopportare. Ma io dobbiamo usare per forza. Ti pare che quella non te lo fanno mettere, Ragazzi, ma che siete impazziti stasera? Ma non avete mai sentito parlare di AIDS? Gianni, tu lo devo portare a capo che la casalinga la porta a capo. Il problema è un altro. Con la casalinga? Il problema è che io non ho mai dovuto pagare per fare certe cose. E beh, devi cominciare proprio stasera. Già, non si può giocare, qui c'è Nicola che sta male, però stiamo alla serata. Vabbè, ma ho capito, ma se Nicola sta male, ne parliamo, parliamo tutti insieme. No, dai, D'altronde, no, anche a me i proprietari mi fanno schifo. Oh, e poi anch'io non ho mai dovuto pagare per fare certe cose. Ti credo, ti sei sposata a 18 anni, prima di vergine. E chi va a detto sta cosa? Marta, lo dice a tutti, è stata l'unica donna della vita tua. E voi ci credete? Sì! Basta! Vado in bagno. Ecco. Scusate. 37. E nemmeno cambia le carte, capito? Ma è stato vicino. Adesso è questo. Non esagerato, ma che esagerato, stiamo giocando. Spesso tra amici stiamo giocando. Ma vi devo dire la verità, io ho pure una curiosità che mi devo levare. No, andiamo a litigare, portare la roba sua. Volevo solo vedere una cosa, scusa. Io lo sapevo. Hai capito, lo sapevo. Quello che non mi usava. Oh ragazzi, guardi di una figlia. Si rigioca allora? Eh? La segata è una calmata? E tu te la sei lavata le mani? Allora Ciccio, la situazione è questa. Io ho fatto buio, lui contro buio. Te che fai, copri? Coperto? Te? Sì. Allora, due per me. Due per me. Ciccio. One for me! Hai capito l'americano! One for you, one for me! Due per me! Allora Ciccio! Chip! Ecco! Visto Chip! Va bene Chip! Visto! Che c'hai? Tre assi! Buono! È buono! E andiamo al primo piatto della serata! Andiamo! Ma che fate? Mettete pure le mani nei portafogli? L'ha pure riconosciuto! Io non vado a capo di fare certe cose che non mi usavo, sei il solito bugiardo tartufone servo dei padroni. Ma parlare al compagno di un lupo! Guarda, e poi non mi sono mai venduto! Sì, a questo resto di arresti domicilio. Ma parlare non sia con la confinduzione! Io sono la confinduzione più che va! Stiamo giocando, che cazzo, siamo bravi. Su, allora che vogliamo fare? Vogliamo giocare o chiamiamo la signorina? Chiamiamo la signorina.
certo che si corre, dico, prima arrivi qua che c'hai problemi, che non ti vado a giocare, che non ti senti bene, poi che c'hai problemi con i profilattici, che non li usi, che te non li uso, non li uso, però posso sempre guardare, no? Guardare qui, ragazzi, ma che siete imbriacati stasera, siete tutti male. Ciccio, mi deve fare una curiosità però. Che ci faceva quel coso dentro il portafoglio tuo? Per caso c'è qualche casalingua? Però hai ragione, Ciccio, perché devi dire che ti fanno schifo quando invece poi li usi? Va bene, li uso. Anche se... Ma anche se? Li uso a casa, va bene? Contenti? A casa? Con Marta? E con chi se no? Ma scusa, ma non usa la pillola? Dice che le fa male. Il diaframma, la spirale. Difetti come controindicazioni, lo sapete come sono le donne, no? Ma scusa, quella ti dice così e tu ci credi? Ragazzi, io ho già tre figli, non ho intenzione di farne altri. Marta vuole usare il preservativo? E chi se ne frega? Vabbè. Capirai? Per quanti se ne consuma? Perché Ciccio, quanti ne consumate? Un pacchetto. Al mese. All'anno. Da 24. Da 6. Vabbè, va. Qualcosa di